Siamo levati Gesù e Maria. Celebriamo, fratelli e sorelle carissimi, con tanta gioia la Veglia Pasquale. Veglia Pasquale 2021. Credo che sia impossibile, non ricordare per un istante, mentre ringraziamo il Signore che in qualche modo quest'anno siamo riusciti a celebrare la Veglia Pasquale, quello che accadde l'anno scorso. Ecco, una cosa molto, molto triste, molto brutta, la mancanza di celebrazioni pubbliche non solo durante la Settimana Santa, ma addirittura nel giorno di Pasqua. Quest'anno il Signore, grazie a Dio, ci ha concesso questa grazia. Possiamo celebrare la madre di tutte le veglie, questa liturgia, anche se con qualche piccola limitazione, qualche segno è un po' attenuato o non del tutto vissuto, però stiamo celebrando e certamente ne vivremo i misteri e ne godremo i frutti. È sempre bene ricordare, fare un piccolo remake. Io, grazie a Dio, ho avuto modo di ascoltare qualche figliolo e qualche figliola che mi ha candidamente confessato, fuori confessione ovviamente, una confessione che si fa per dire che l'anno scorso è stato un brutto anno sotto questo punto di vista, che gli sono mancate tanto le celebrazioni. Quindi abbiamo un motivo in più di ringraziare il Signore, ricordando anche la nostalgia, ecco, forse un male profondo, immenso, ecco, incolmabile, cioè Pasqua senza sentire insieme la voce dello sposo e della sposa, quindi di Cristo e della Chiesa che parlano ed esultano, veramente non è Pasqua. Quindi quest'anno di nuovo, in questa bellissima veglia, come in ogni inizio, si sono spente le luci, tutto buio, per simboleggiare la notte del mondo, quella notte in cui il mondo è immerso e che, da certi punti di vista, ci sono tenebre che ancora ci avvolgono non poco, ma queste tenebre sono squarciate dalla luce del cero pasquale, benedetto in questa notte, ossia la presenza trionfante e trionfatrice del Signore risorto, vincitore delle tenebre del peccato, il vittorioso su ogni nemico, l'artefice di ogni bene e il distruttore di ogni male. Questa celebrazione è altamente suggestiva e molto bella, straordinariamente significativa. Abbiamo proclamato 7 letture su 9, ecco, proprio facendo un piccolo sforzo e qualche forma breve per i noti motivi, però credo che sia circolato in noi, ecco, tutta la potenza, la forza, la luce di ciò che la liturgia di questa parola trasmette. Questa comunica vita, luce, una vera e propria vita come niente e nessun'altra cosa al mondo. Questa celebrazione e questa liturgia, lo vedremo adesso rapidissimamente, celebra la bontà, l'onnipotenza e il sì di Dio alla vita, al bene e al bello. Un sì e un amen che parte dalla creazione, la prima lettura che abbiamo ascoltato, la creazione del mondo e la creazione dell'uomo, vertice della creazione, e giunge attraverso tutto il filo delle letture all'ancor più grande prodigio della nuova creazione, l'annunzio della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Dentro questo canto meraviglioso che Dio ha intessuto, ha inventato e ha mostrato attraverso le sue opere, sappiamo bene, l'abbiamo celebrato nei giorni scorsi, che si è disgraziatamente, sciaguratamente inserito, interferito, purtroppo fin dai suoi primi apparire nel creato, l'opera non troppo edificante, per usare un eufemismo, dell'uomo, che ha cercato, ecco, attraverso purtroppo il peccato, di guastare, deturpare o addirittura rovinare il mare sconfinato di benessere, di bellezza, di felicità creato da Dio perché proprio l'uomo, prima e più di tutti, potesse goderne. La meravigliosa e a tratti sconcertante storia della salvezza, appunto, che abbiamo ascoltato narrare a flash durante la liturgia della parola, non è stato altro che cosa? La risposta di Dio. Quale risposta? Di bene, di ricostruzione, di salvezza, di misericordia, data sempre e fedelmente da Dio
assurda e folle, potenza devastatrice, distruttrice dell'uomo. È un grande mistero. A me fa sempre tanto pensare, ma che cosa combiniamo noi esseri umani? Cosa abbiamo combinato? Come ci è saltato in mente, insomma, di andare a deturpare una cosa tanto bella e tanto grande? Ora, dopo la meraviglia della creazione, abbiamo visto nella liturgia, il nuovo inizio, dopo il diluvio, l'inizio che si è avuto con Abramo, quindi la liberazione dalla schiavitù con Mosè, le meravigliose promesse dei profeti, abbiamo ascoltato qualcosa da Isaia, i grandi banchetti e i cibi succulenti preparati dall'Altissimo, la voce di Amos che parla di Dio come sposo e di ritrovata conoscenza e sapienza divina persa dall'uomo, nell'epistola di San Paolo l'annuncio della morte dell'uomo vecchio, qui ci sarebbe tutta la liturgia battesimale da fare in questa notte, e infine appunto l'annuncio della risurrezione di Gesù alle donne da parte dell'angelo. Attenzione quando ascoltiamo questo Vangelo, la pietra non l'ha rotolata nostro Signore, nostro Signore è uscito dal sepolcro passando attraverso le pietre, perché i corpi glorificati lo fanno questo. Il rotolamento della pietra l'ha fatto l'angelo incaricato dell'annunzio, ecco perché la risurrezione di Gesù si è manifestata a noi sempre attraverso il segno della tomba vuota. Perché la tomba vuota? Perché spetta al nostro atto di fede, dobbiamo rinnovarlo anche questa notte. Come mai la tomba è vuota? Qualcuno ha trafugato il corpo di Gesù o è veramente risorto, come sentiremo da domani dire per tutta l'ottava di Pasqua nella sequenza. Ne siamo certi, il Signore è risorto. Pensiamo sempre che il fatto della risurrezione non l'ha visto nessuno, nemmeno la Madonna. Anche alla Madonna, la tradizione della Chiesa pensa che la prima testimone del risorto sia stata la Madonna, ci mancherebbe che non fosse così, ma la Madonna non c'era dentro il sepolcro, anche se avrebbe voluto starci, ad assistere al fatto della risurrezione. La Madonna è stata l'unica a crederci fino alla fine, a conservare la fede, e la prima destinataria. Ecco perché la risurrezione è sempre un evento di fede. Ci credo veramente che il Signore ha risorto, quindi rivivendo tutto quello che abbiamo vissuto in questi giorni, perché, capite, a partire dalla risurrezione di Cristo si irradia tutta la nostra fede divina e cattolica. San Paolo scrive: se Cristo non è risorto, la nostra fede è inutile, i nostri peccati non sono perdonati, abbiamo fatto il digiuno il Venerdì Santo come nostro dovere, siamo fuori di testa, d'accordo? Mangia e bevi perché tra poco sei morto, non serve fare sacrifici, non serve fare rinunce, non serve dire no al peccato come dobbiamo, specialmente quando è intrigante, allettante e divertente, perché se con la morte andiamo sotto un metro di terra e è tutto finito, San Paolo lo dice, mangiamo e beviamo perché domani moriremo, come dicono i pagani e gli edonisti, goditi la vita finché ce l'hai, perché poi è la fine, se Cristo non è risorto. Ecco. Ma se Cristo è risorto, chiaramente si vedono tutte le cose sotto un altro punto di vista. Questo disegno salvifico, e concludo questa breve omelia, è stato mosso dall'amore. C'è il Salmo 8, un bellissimo salmo che a un certo punto esclama, dice: ma Signore mio, che cosa è mai l'uomo perché ti ricordi di lui? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Ma chi sono io per cui hai fatto cose così grandi? Non poteva nostro Signore dire: senti un po', io ho fatto le cose tanto bene, hai voluto sfascia tutto, e ti ette le cose sfasciate. Poteva farlo, no? Non l'ha fatto, e guardate che a lui non gli cambia niente. Cioè, se noi crediamo in Gesù risorto, lui è contento per noi, ma a chi ci cambia la vita è a noi. Alla Santissima Trinità, tutti i peccati che gli uomini possono fare, anche il peccato originale, mica qualcuno penserà che alla Santissima Trinità era cambiata la vita col peccato dell'uomo. Col peccato dell'uomo la vita cambia in peggio per noi, capite? E il fatto che il Signore è venuto a salvarci è semplicemente un atto d'amore gratuito e misericordioso, capite? Perché a lui non era cambiato niente, ma noi sì.
Non può non sorgere questa domanda: ma chi sono io perché hai fatto questo per me, dinanzi a tutto quello che il Signore ha fatto per noi? Tutto quello che abbiamo vissuto in questo tempo di Quaresima, ancora di più nella Settimana Santa, e che in questa celebrazione raggiunge il colmo e il vertice, in fondo serve solo una cosa: farci prendere coscienza di quanto siamo importanti e preziosi agli occhi di Dio, e dovrebbe provocare in tutti la resa incondizionata, chiamiamola così, e colma di gratitudine a tanto amore. Cosa chiede il Signore in cambio di tanto amore? Semplicemente di essere conosciuto, riconosciuto, apprezzato, accolto e anche ricambiato. Lui non ha bisogno del nostro amore, ma lo gradisce, lo desidera. Certamente non perché ciò possa accrescere ciò che Dio è ed ha, l'ho già accennato, ma perché noi possiamo avere quella felicità per la quale, nella quale fummo da Lui creati, e che per consentirci di averla di nuovo lo ha mosso a pensare ed attuare il suo mirabile disegno salvifico, che in questa madre di tutte le veglie vediamo compiuto, espresso e sintetizzato. E leviamo a Lui soltanto, oggi e sempre, un infinito grazie per tutto e per sempre, e tutta la nostra lode, adorazione e amore, oggi e nei secoli eterni. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.